Presidente Daniele Sebastiani, che ci racconta subito una cosa che credo molto molto interessante. Cosa vi ha detto l'arbitro alla fine, Presidente? Ma ha parlato con Dell'Icardi, ha ammesso di aver sbagliato, quindi quando uno sbaglia non è che gli puoi dare addosso più di tanto. A trovarne di arbitri che magari ammettono anche l'errore, in questo caso a Daniele ha detto che purtroppo, avendo rivisto le immagini, ha fatto un errore. Però noi pareggiamo una partita per un errore, e siccome quest'anno ne abbiamo avuti diversi di sviste, diverse sviste che ci hanno tolto punti, credo che sia il caso di dare maggiore attenzione, perché tra le altre cose anche la gestione dei cartellini oggi non è che mi sia piaciuto tanto, visto che al primo fallo di Boben ha preso un'ammonizione, poi ce ne sono stati tanti altri dall'altra parte che invece sono stati fatti passare senza problemi. Detto dell'analisi sull'episodio, diciamo, molto dubbio del finale, con l'ammissione di colpa da parte dell'arbitro, Presidente, la partita, l'esordio di Zeman in panchina, le cose che le sono piaciute di più e le cose che non le sono piaciute? Ma io ripeto, per me si può vincere o si può perdere, l'avevo detto anche a mister Colombo, per me è importante vedere una squadra che credo che quelli che sono venuti all'Adriatico oggi si siano comunque divertiti e non si sono annoiati. Abbiamo visto tante palle gol, abbiamo rivisto un Pescara propositivo che ha voglia di fare, magari ci siamo anche mangiati una bella caterba di gol anche oggi, e siamo qua a recriminare su un pareggio, però se non segni poi è chiaro che magari puoi prendere gol in qualsiasi momento, quindi però una squadra che adesso dopo 5 giorni non è che si possa chiedere i miracoli, però una squadra che comunque è viva, una squadra che ha giocato, ha cercato di fare perlomeno per quello che ha potuto, di mettere in atto i dettami del mister, e adesso da qui alla fine vedremo se questa squadra saprà migliorarsi da questo punto di vista. Presidente, Lescano, tornato in campo titolare, ha realizzato 2 gol, è andato vicino anche alla tripletta nel secondo tempo. Col senno di poi, io non parlo di scelte tecniche, la gestione a 360 gradi di quanto successo da fine novembre in poi, qualcosa non ha funzionato? No, ma non credo sia un problema di gestione, non credo sia un problema di nulla. Il problema è che Lescano è tornato a fare gol perché sono arrivati tanti palloni là davanti. Se arrivano i palloni là davanti, un attaccante forte come Facundo, magari su 3 ne fa 2. Se non ci arrivano, gli attaccanti fanno fatica. Io non voglio dare la croce addosso a nessuno, perché anche gli altri che hanno giocato, è chiaro che se si gioca molto sul possesso palla in questo campionato, in questo torneo, bisogna prendere il tempo sempre agli avversari, e oggi l'abbiamo fatto in diverse volte. Se pensiamo all'illusione del gol che ci ha dato Merola su quell'affondo, e l'ha lasciato lì al difensore, quindi voglio dire, secondo me se il Pescara gioca così ci farà divertire e farà divertire i tifosi. Poi si può vincere, si può perdere, nessuno, io lo ribadisco, nessuno all'inizio di questa stagione aveva chiesto le vittorie a nessuno, quindi abbiamo fatto una squadra nuova, molto giovane, una squadra che però ha grande qualità. Oggi è rientrato anche De Sogus, abbiamo tanti ragazzi di grande qualità oggi che non hanno giocato, vedi Colai, vedi Delle Monache, vedi Rafià, magari dimentico qualcuno, abbiamo 2 giocatori fuori, Vergani che purtroppo ieri ha avuto un problemino alla caviglia durante l'allenamento, quindi secondo me è una squadra che se la può giocare con tutti, poi ripeto, il campo dirà dove possiamo arrivare. Faccio le ultime 2 io, Presidente. La prima è preoccupato dell'aggancio del Foggia al terzo posto in classifica, perché l'ha detto lei più volte, lo dicono i fatti, arrivare terzi è fondamentale per giocare meno partite, squalifiche, infortuni, playoff. Ah certo, è fondamentale arrivare almeno terzi, però mancano 8 partite se non vado errato, dobbiamo fare il meglio possibile in queste 8 partite e cercare di riprenderci il terzo posto. L'ultima da parte mia: in settimana è arrivata l'ennesima soluzione per lei, Presidente Sebastiani, questa volta riguarda il Tribunale di Napoli sulle presunte false fatturazioni. Manca la sentenza del Tribunale dell'Aquila sui bilanci, qual è il suo stato d'animo? Il mio stato d'animo è che purtroppo queste cose buttano solamente fango addosso ad una società che non ha mai creato problemi a nessuno ed è stata sempre perfetta da tutti i punti di vista. Tenete presente, noi aspettiamo
una sentenza ancora dal Tribunale dell'Aquila su una denuncia di un socio che era amministratore delegato della società e tra le altre cose oggi non è più nemmeno socio, la sua società purtroppo è fallita e quindi noi siamo qui ad avere problemi perché magari se apri internet Pescara di qua, Pescara di là. È preoccupato per questa sentenza che deve arrivare? Nel modo più assoluto non sono preoccupato perché le cose le abbiamo fatte sempre nella maniera giusta e come ci hanno dato ragione in tutte le situazioni che sono capitate al Pescara, credo che anche qui avremo la nostra soddisfazione. L'unica cosa che mi dispiace, ripeto, che adesso a prescindere di Sebastiani si butti del fango sul Pescara e non, questa società sicuramente non merita questo. Poi possiamo essere bravi, meno bravi, simpatici o meno simpatici, ma una cosa è certa, siamo stati sempre persone serie, probabilmente. Studio per una domanda al presidente Sebastiani che vi ascolta. Che rivolgerà Fabio Ferraresi. Ciao presidente, no, al di là della partita della quale abbiamo già detto tutto, ti volevo chiedere, visto che qualcuno ha mosso dei dubbi sull'età del mister, come l'hai ritrovato? Se ha sempre il suo carisma, la sua voglia di imporsi durante la seduta allenamento con quella personalità che comunque ha lui da una vita, o se l'hai visto un po' più dimesso? Chiaramente l'età passa anche io metterei per... la firma per arrivare all'età del mister come sta lui. Bene, questa quindi è una bella cosa. Ti ho risposto. Certo. Ti ho risposto perché ti dico la verità, l'ho trovato non vispo, molto di più di vispo, anzi, secondo me è ancora più carico della prima volta che è venuto qui. Senti che ti dico. Bene,